macro categoria imprese, categoria consulenza. Il premio è quello di CEO dell'anno internazionalizzazione all'interno del CDA. Andiamo a leggere subito la motivazione. Per l'approccio innovativo, concreto, scientifico e professionale all'internazionalizzazione. Una delle operazioni più complesse che una società possa intraprendere nel corso della sua storia evolutiva e di crescita, per la costante interazione con il CDA delle aziende attraverso decisioni efficienti e rapidità di azione. E andiamo a vedere chi si aggiudica questo premio. The winner is Carlo Russo, affariesteri.it. Naturalmente con me collegato c'è proprio lui, il CEO di affariesteri.it, Carlo Russo, ben trovato. Buonasera Manuela, grazie. Buonasera a lei, insomma, poi voglio arrivare con calma alla motivazione perché ci sono delle parti che mi hanno colpita particolarmente. Prima però, come sempre da prassi, le chiedo un commento su questo premio. Beh, che dire, desidero innanzitutto ringraziare le fonti, la redazione, il comitato scientifico e tutti i membri della community per questo prestigioso riconoscimento. Accolgo il premio come prova del buon lavoro svolto fin qui e come un prezioso attestato di qualità per il lavoro che stiamo portando avanti. Vado subito alla motivazione a questo punto, intanto complimenti ancora da parte nostra, ovviamente la motivazione ruota intorno alla parola internazionalizzazione, subito si legge che è una delle operazioni più complesse che una società possa intraprendere, sia nel suo processo di nascita ma soprattutto in quello di crescita. Partiamo da qui. Sì, è proprio così. L'internazionalizzazione è una delle operazioni più complesse che una società possa intraprendere e, dato il contesto globalizzato e la stagnazione del mercato interno, le imprese sono oggi sempre più consapevoli di dover guardare oltre confine e chi non lo fa rischia di perdersi. Le aziende che invece desiderano internazionalizzarsi e cambiano policy non solo sopravvivono, ma sviluppano il proprio giro d'affari creando nuove opportunità di rilancio e di sostentamento. Assolutamente sì, infatti ha detto bene, insomma, non c'erano dubbi, ma lo rimarco nei periodi di crisi come quello che stiamo vivendo, sicuramente è un plus. Ecco, è importante in questo contesto storico, l'abbiamo già detto, unendo anche un altro elemento che abbiamo letto poco fa, cioè riuscendo a interagire sempre con i CDA delle aziende, questo è un altro valore aggiunto. Sì, proprio in questo scenario, poiché la struttura di governance dell'azienda, la composizione, che è l'organo strategico e di controllo, ricordiamo, assumono una fondamentale importanza, una forte e autorevole consiglio d'amministrazione con la presenza di amministratori indipendenti è importante, fondamentale e imprescindibile, direi, per aiutare l'impresa ad espandersi all'estero. Ottimo, allora io posso solo rinnovarle i miei complimenti, peraltro insomma per chiudere di buon auspicio ricevere un premio in questo periodo, l'abbiamo detto, no? Un periodo storico molto complicato, dove però bisogna cercare di trovare sempre, no? Un piano B, anche C e D, eccetera, eccetera. Ovviamente sì, ecco, proprio nei momenti più difficili certe dinamiche diventano sempre più importanti e più fondamentali per lo sviluppo, ovviamente con la speranza e l'augurio di rivederci in momenti migliori. Assolutamente, questo è l'augurio migliore, quindi mi unisco e mi associo anch'io. Grazie a Carlo Russo, CEO di affariesteri.it e complimenti e alla prossima. Grazie. Grazie, grazie a voi, saluti.